A Corigliano Rossano, terza città della Calabria, in provincia di Cosenza, Flavio Stasi guiderà la cittadina dello Ionio cosentino per altri 5 anni. Dalle urne il verdetto è stato chiaro. Il riconfermato primo cittadino si è affermato contro l'altra candidata a sindaco, la consigliera regionale di Forza Italia Pasqualina Straface, con il 64% circa dei voti. Stasi, lo ricordiamo, è stato sostenuto dal centro-sinistra e dal Movimento 5 Stelle. 5 anni fa era come una scommessa, oggi non lo è più. È una conferma, è il risultato di un lavoro e poi soprattutto è frutto di una città unita, che è la cosa che mi rende più orgoglioso, perché praticamente abbiamo vinto in tutte le sezioni e ci hanno provato in questi 5 anni sempre a spaccare la città, invece la città esce dopo queste elezioni più unita di prima e questa è la cosa che mi rende più orgoglioso. La prima cosa che bisognerà fare, ha spiegato il rieletto sindaco di Corigliano Rossano, sarà quella di proseguire e realizzare tutto quello che è stato iniziato nella prima consiliatura. Dopodiché bisognerà procedere a una ulteriore pianificazione con progetti ambiziosi per la città di Corigliano Rossano, perché è quello che merita.